Sardegna. Prego. E non hai neanche cammino, tanto non l'hai saputo. Ma perché te la prendi tanto? Riguarda me. Sì, altro che, tu sei un affronto per il genere femminile a cui appartengo. Guarda, non per vantarmi, ma nessuno la c'era. E ti credo, scappi come una lepre. Io, 1,60 euro, grazie. E come lo sai? E vabbè, ma si muove, però l'impostazione sta ferma. Allora, signori giudici, voi dovete premiare con tanta scacchiera, altrimenti noi abbiamo l'arma di distruzione di massa. Avete capito? Arma personale. E che viene qua? Si chiama la croce! Cosa prende? Quello che ha preso la signorina. Però è singolare che sta cosa stanno facendo quasi sulle mascole. Perché le femmine di oggi sono canali. Ma perché tra me e su? Cieca la farina. Ma no, 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 quella, no, quella là, quella sta fatta un po'. Jacopo, non me li distrarre, stanno cercando la farina. Invece quindi fuga, intenti a scrivere il crescente. Ti devo portare poco fare. No, la persona. Come cazzo? Dopo dobbiamo andare a fare la Matteo, non mi dire, Matteo, Marco, non mi dire che non hai mai fatto il crescente. No, non ho fatto mai niente. No, entra in zucchero, sta già nel lievito. A busti. Sì, però andando in mano. Io la testa. Questo è il locale. Questa come si chiama? Brigida la Selvaggia. Oh. No, no, no. Vai. Come ti comporti con queste donne? Ti alzi dal letto e te ne vai? Non hanno mai figli. Ah già, mio capo. Tu sei un affronto per il genere femminile a cui appartengo. Non per vantarmi, ma nessuno c'è mai da. Quella che ha preso la signorina? Come che ha preso zio? A voce della ha passato il chef e bottigliella. Stacco, 2015 il tempo dell'istante.